dall'inizio investigato, vi sono alcuni soggetti in precedenza oggetto di indagine, poiché contigui alla criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista. E questi soggetti sono titolari di fatto, gestori, possiamo dire, di ditte, di importanti ditte di autotrasporti sul Tortonese. Okay? Abbiamo documentato gli ingenti profitti dell'attività delittuosa di questi soggetti, poiché in alcuni casi la merce veniva trafugata presso le aziende, diciamo, il produttore o il venditore, anzi veniva caricata a bordo di container che venivano poi trasportati su questi autoarticolati intestati a queste ditte, attenzionate, ditte di autotrasporto, e per un mercato, diciamo, oltreoceano. Quindi questi autoarticolati col container pieno di merce, chiaramente, giungevano poi a Genova, dove il container veniva stivato per Nuova Zelanda e Taiwan. Cosa succedeva però durante il tragitto? Grazie anche ad autisti compiacenti che conducevano questi mezzi, questi autoarticolati intestati a queste ditte di cui abbiamo già accennato. Si fermavano, facevano sosta presso il capannone, soprattutto di una delle due ditte di Tortona. E lì parte della merce veniva scaricata e poi immediatamente rivenduta, ceduta a terzi, piazzata, quello che può essere definito come, diciamo, mercato illecito. Chiaramente il mezzo ripartiva immediatamente dal capannone per poi recarsi al porto di Genova, dove il container veniva consegnato per il trasferimento oltreoceano. È chiaro che questo sistema ha consentito quasi l'impossibilità di individuare i responsabili e di accertare il reato, poiché chiaramente ci si rendeva conto dell'ammanco solo a Taiwan o in Nuova Zelanda.